Ricominciamo qui il viaggio del ritorno a casa. Il fiume padre è il Po e la madre è l'Olona, perché io sono proprio nato là dove l'Olona confluisce nel Po. Pavia è la nostra città, era la capitale della Valpadana. Credo che sia uno dei vertici del grande triangolo padano che fa capo appunto a Pavia, a Venezia e a Ravenna. Pavia è ovviamente la meno celebre, ma non proprio la meno bella. E ci siamo fermati in questo borgo dell'antichissima città, borgo che si chiama appunto Oltre Ticino. Guardate, guardate questa donna, sono costumi del 400. Qui tutto è come fermo da secoli. Pescatori, lavandaie, tutte le civiltà fluviali si assomigliano. Qui vivono su un piano civile da qualcosa come 1300 anni, no? Sì. E se tu pensi che Carlo Magno è venuto qui, ha fondato una scuola da cui è derivata l'università, quindi è l'università più antica è quella di Pavia, che era capitale d'Italia. Senta signora, adesso lei queste rane, i ran, insomma, lei deve portarle, come dite voi, a Mundà, a Mundà. A Mundà. Cosa vuol dire a Mundà? Ah, bisogna pulirle, cioè spellarle. E poi le mangiamo? E poi le mangiamo. Vabbè, allora le porti, grazie, grazie. Monda di rane, la migra nera. Questa sarebbe la monda delle rane. La monda, cosa gli fa prima? Prima si taglia la testa. Prima gli taglia la testa? Dopo le braccia. Poi tiri via tutta la pelle. Brava, sì. Senta, e poi tiri via i gambi. Ma non gli fa un po' ribrezzo, fa un po' secchio? No, nel mondo... E a te non fa ribrezzo? Nel mondo dei quintali. Come nel mondo dei quintali? Un sospetto, come stamattina, Carlo, quando si parlava e si temeva di essere leziosi, di essere stato fin troppo patetico, volutamente patetico sul Po. Qui c'è qualcosa che ci dà il nostro paese, del Moscato, dall'Oltre Po, quelle colline che forse non risulteranno dal film, ma che esistono lì, presenti, vive. Un moscato da fondere con un salame di fegato cotto e con una frittata con le rane, che è un po' il cibo della nostra tribù. Allora lui tenta di farle tacere più che può, ma non ne ha mai preso. Di cercare se stessi su questo grande fiume che non amano, più che amarlo lo temo. È il più vecchio frequentatore del fiume, eh? Peppe, bisogna che parlo in dialetto, eh? Ah, benché! Non vorrei che il matizzo su quei cosi si andrà a fare adesso in Salpò. Ma che i fognieri chi c'è qua? Ma adesso tirano via quel ponchito, non ne mettono un altro, con la no? Sì! Mi fanno con la sfera. Sì! Traduzione per chi non capisce il dialetto antico della bassa, ho chiesto al Pep se questo ponte di chiatte rimarrà, mi ha risposto che stanno costruendo quello in ferro, ma che ci vorranno 2 anni. La scena è diventata così familiare. Siamo arrivati al momento conclusivo della gara gastronomica Tirreno-Adriatico. La giuria, che oltre ai piatti presentati in cucina ha assaggiato anche altri piatti prelibati, emetterà ora il suo verdetto. La giuria, presieduta da Gianni Brera, legge la decisione della gara. La giuria è composta dai seguenti membri: Nino Greco, giornalista; Luciano Minguzzi, scultore; Mario Ceppi, industriale; Niccolò Carosio, giornalista; Renzo Bolchi, industriale; Lionello Casali, albergatore; Lina Volonghi, attrice; Gino Sansoni, editore; Nantas Salvalaggio, giornalista scrittore; Luca Goldoni, giornalista; Nello Baglini, industriale; Rizzieri Grandi, giornalista. Qui riunita al Gambero Rosso, dichiara, sancisce e giudica
che il pranzo allestito con 4 piatti iniziali di gori tirreno e 2 piatti conclusivi di zampa di velluto adriatico è riuscito nel complesso una felice e appropriata sintesi della buona cucina italiana. La giuria ritiene che l'equa e unanime conclusione sia questa, che si sia raggiunto qui oggi il più classico risultato di parità, letto e sottoscritto dai nomi citati. Signor Zampa di Velluto, o meglio Pietro Iovine, che ha combattuto così duramente e tenacemente per l'Adriatico, ha una cadenza un pochettino diversa da quella romagnola. Ci vuol dire per cortesia di dov'è? Amalfi. Io sono di Amalfi.